Gli aventi diritto al voto sono 4.329 nel nostro partito. I votanti sono stati 1.551 e i voti validi 1.477. Quindi, con 1.477 voti, proclamo eletto segretario Albano Ricci. È iniziata l'era Albano Ricci per il Partito Democratico Aretino. L'elezione di Ricci, renziano quarantenne cortonese, assessore alla cultura del sindaco Basanieri come nuovo segretario provinciale, è stata ratificata lunedì sera nel corso dell'assemblea degli iscritti al PD, andata in scena al Cinema Eden. Il nuovo segretario guarda già all'unità, invitate alla serata tutte le forze del centro-sinistra, compreso MDP. Si riparte dall'identità del Partito Democratico. Senza Partito Democratico è difficile parlare di unità del centro-sinistra. Evidentemente si riparte da alcuni aspetti fondamentali che sono lo sviluppo, il lavoro, la tutela dei più deboli. Io sono convinto che sui programmi, sulle idee, alla fine riusciamo a trovare un equilibrio. Spesso ci dividono fatti personali, piccoli rancori, personalismi, e questo non va bene, perché il paese vero se ne frega delle nostre diatribe interne. Dobbiamo lavorare sui temi e cercare di ascoltare le persone. Loro ti dicono dove va il mondo. Ad aprire la serata il segretario uscente Massimiliano Dindalini con la relazione finale. Attorno da Ricci si è creata una unitarietà ricercata in modo forte anche dal sottoscritto, proprio per consegnare un partito che fosse unito nei confronti del suo segretario. Una unità di cui io ho goduto solo per pochi giorni, perché poi il sistema delle correnti, per quanto mi ha riguardato, non mi ha consentito di svolgere il ruolo in tal senso. Invece penso che Ricci abbia tutte le caratteristiche e le condizioni, viste anche le difficoltà del momento, per poterlo e doverlo fare. Ovviamente anche il Partito Democratico Aretino si è interrogato sulla debacle siciliana. Le liste a sostegno di Micari più le liste a sostegno di Fama avrebbero dato oggi un risultato impensabile per il centro-sinistra in Sicilia. E il centro-sinistra unito riesce oggi a essere una forza estremamente competitiva anche in questa fase non particolarmente felice, diviso, favorisce solo i propri avversari e le tendenze verso le altre formazioni che oggi si possono contendere insieme a noi la guida del paese. Quindi un segnale di unità è la cosa che secondo me deve emergere da questa consultazione, e un guardare avanti, perché chiaramente le cose più importanti sono le politiche che stanno per arrivare nei prossimi mesi.